se vi faccio vedere queste immagini. Secondo voi a fine gara che cosa sarà successo? A. Il numero 87 al parco chiuso ha tagliato le gomme al numero 8. B. Il numero 8 la sera dopo ha dato fuoco alla macchina del numero 87. C. Passata la bandiera a scacchi, i due piloti hanno buttato le moto nell'erba e hanno iniziato a prendersi a pugni come nel campionato thailandese di Superbike. E ora votate! Mentre votate, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Ok, ora cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Ci troviamo sul circuito Tazio Nuvolari per il quarto round dei trofei Moto Estate 2017. Giampaolo Cristini, numero 8, campione in carica, guida la classifica, mentre Nicola Nasato, numero 87, oggi deve arrivare davanti a Cristini per riaprire il campionato. Si preannuncia quindi una guerra. La gara parte e naturalmente, come la legge dell'attrazione insegna, al quarto giro Cristini e Nasato si trovano vicini. E da lì parte la bagarre. La battaglia è subito serrata, con Nasato che prova ad affiancarsi sul rettilineo a Giampaolo Cristini. Ma Cristini stacca forte, fortissimo, e lì non si passa. Così Nasato prova un'altra soluzione. Mette pressione a Cristini, lo induce all'errore e lo passa. Ma Cristini ancora una volta dimostra di essere uno staccatore nato e si rimette davanti. È chiaro, se Nasato vuole passare Cristini ha due soluzioni. Abbatterlo. O inventarsi una magia. E dato che il lanciarazzi non ci stava sul furgone il venerdì quando sono partiti, si inventa la magia. Alla S veloce si affianca all'esterno e guardate cosa fa. E guardalo lì, Nasato! All'esterno della S veloce! Capolavoro! Nasato ha fatto un sorpasso capolavoro, ma Cristini subito dopo si riaffianca all'interno, tira una staccata delle sue e si rimette davanti. Ormai gli schemi sono saltati, è solo una battaglia tra loro due, non esiste nessun altro. Ma Nasato è furbo come una faina e nell'incrocio di traiettoria si trova ad avere un vantaggio, riesce ad uscire più forte. I due si trovano affiancati. Prova a resistere all'interno. Oh! Oh! Mamma, cosa ha fatto? Ok, ok, stop, stop. Fermi tutti, fermi, fermi. Cioè, che cavolo sta succedendo? No, cioè, ma guardate bene. Per un qualche motivo a noi ignoto, ora non si sono visti, non si sono sentiti, volevano uccidersi a vicenda, i due si sono toccati, ma guardate come si sono ritrovati. Cioè, sono attaccati, con le moto incollate, completamente di traverso, tipo fotocopia. Ma voi siete fuori di testa. Ma non finisce qui. Come se niente fosse, i due si rimettono a posto, Nasato lascia passare Cristini, che sembra comunque un gesto di sportività. Forse si è rimesso dietro per prendere meglio la mira, non lo so. Però lo lascia passare e si rimettono a battagliare. Nasato ancora una volta ci prova sul dritto e ancora una volta Cristini stacca forte. E se è vero che Cristini stacca forte, è anche vero che Nasato dà di quelle manate di gas che non sappiamo neanche come faccia restare su. E al giro successivo ricominciano le botte. Per tutti i 15 giri di questa gara e per i 6 giri che mancano ancora da qui alla fine, Nasato ancora! E nonostante la spallata da rugby, nessuno dei due molla e Cristini resta ancora davanti. Avete presente prima quando vi dicevo che Nasato gli dà le manate di gas? Ma probabile, guarda adesso come esce forte Nasato ancora con la moto. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ma sembrano le vecchie 502 tempi. Avete presente quando davano il gas alle moto? Stavano per tutto il rettilineo così, cioè, dove il talento dei piloti stava nel riuscire a non cappottarsi. La battaglia comunque continua. 10 giri ininterrotti di staccate, controstaccate, sorpassi, controsorpassi, incroci di traiettoria. Finché al photo finish Giampaolo Cristini la spunta su Nicola Nasato e va a vincere la gara. E qui, dopo la bandiera a scacchi, ho paura per quello che sta per succedere. Cristini, finito il rettilineo, si mette in sicurezza. Ferma la moto. E fa segno a Nasato di fermarsi. Ovviamente Nasato è un guerriero. E non si tira indietro. Yeah.
Questi sono i motociclisti. Strana, meravigliosa gente.